Sono Ronald Cray. Sono nato nel porto di Alessandria in Egitto. Scrivo libri e articoli sull'anarchismo, l'utopia e il mondo contemporaneo. Attualmente sto scrivendo un libro sulla globalizzazione. Dove lei è residente? Sono residente in Montpellier, in Francia, adesso. Quanti anni avevi e di che cosa ti occupavi all'epoca di Venezia 84? Avevo 55 anni, quando sono andato a Venezia, ero docente universitario nel Dipartimento di Lingue Inglesi. Per capire il mio punto di vista sulla politica, si deve dire che maggio 78 aveva realmente cambiato la mia vita. Sono stato prima in varie professioni. E in 68 davo corsi sul management internazionale ai futuri amministratori della Fiat, di KLM, eccetera. All'inizio del movimento di sciopero di 68, il direttore di Renault mi ha detto che questo strike non era importante. Mi sono allora accorso, era anche il caso del mio direttore, che lavoravamo con capitalisti, ma che non c'era modo per fargli capire che stavano sfruttando i lavoratori. Dato che ero interessato principalmente alla ricerca sociale, ho trovato un posto all'università. E come per essere professore, volevo lavorare nell'università, si doveva dunque fare una tesi. Una tesi di Stato che non esiste più oggi. E dunque ho scelto di fare una tesi sulla storia degli Stati Uniti come soggetto della ricerca. In quel tempo non ero anarchico, ma avevo appreso che per una tesi si deve leggere tutta la letteratura e per l'anarchismo non c'era quasi nulla. Dunque sono andato a vedere il mio direttore della tesi che mi ha detto che lui non conosceva niente, ma che c'era per ogni soggetto un specialista negli Stati Uniti. Si doveva trovare questa persona. Come leggevo della letteratura anarchica un poco qui o lì, ho scoperto che c'era un centro internazionale di ricerca sull'anarchismo che era in Svizzera, a Lausanne. Il Centro Internazionale di Ricerca sull'Anarchismo. Ho dunque fatto il viaggio per trovare questo personaggio imprescindibile. Nel centro la persona responsabile mi ha detto il suo nome e l'indirizzo di questa persona e mi chiede: avete l'intenzione di incontrare anarchici americani? Quest'idea non mi ha mai. Non l'avevo mai avuto. Dunque ho risposto: ah, una buona idea, perché per me la mia vita era nella stessa stratosfera delle idee e non altre cose, non sulla terra. Dunque ho fatto la mia tesi e un giorno, qualche anno più tardi, un collega mi dice: ma tu sei anarchico? E spontaneamente ho risposto: sì. E ho scoperto che ero diventato un anarchico. Questo naturalmente ha cambiato la mia vita e ho cominciato a andare più con degli anarchici, a leggere della letteratura, eccetera, e abbiamo cominciato un piccolo gruppo di discussione. Come hai saputo di Venezia 84 e perché hai deciso di partecipare? Non mi ricordo bene, ma mi sono accorto. No, se copriamo Come hai saputo di Venezia 84 e perché hai deciso di partecipare? la te. Non mi ricordo bene, ma leggevo la letteratura internazionale e particolarmente la rivista internazionale Interrogation e avevo incontrato il suo iniziatore, Louis Mercier Vega.
come c'era nella invista degli iscritti compagni italiani che questa era una bella opportunità per incontrarli. Abbiamo viaggiato a cinque in un'auto e abbiamo preso una camera per noi tutti a Venezia perché la città era molto costosa. Qual è il ricordo più vivo di quei giorni? Quattro cose. La partecipazione dell'Università di Architettura. Questa mi ha molto sorpreso perché in Francia non c'era una buona cosa, non era una buona cosa di parlare d'anarchismo all'università. Un altro piacere fu l'incontro con compagni americani che non avevo mai visto, ma che avevano collaborato prima della guerra a dei giornali anarchici. Abbiamo avuto naturalmente molto da dire. Un'altra cosa che mi ricordo fu che all'occasione di una discussione abbastanza vivace in una piazza ho scoperto l'importanza degli archivi e del movimento spagnolo prima della Seconda Guerra Mondiale. Finalmente la personalità e le competenze nel sapere e nell'organizzazione di Rossella Di Leo e di Amedeo Bertolo mi hanno fatto un'indicibile impressione. Naturalmente sono stati sempre nella mia memoria. Che ricaduta ha avuto per te, ma anche per il tuo gruppo Venezia 84? Ebbene, abbiamo continuato per qualche tempo le relazioni con i compagni italiani. In Francia abbiamo fatto diversi gruppi anarchici. Ora sono nel centro Ascasso Duruti di Montpellier, che è un centro culturale anarchico, e sto scrivendo, come avevo detto all'inizio, un libro sulla globalizzazione. Grazie mille, Ronald Cray. Arrivederci. Prego. Arrivederci.